Ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua nella mia cucina, quindi ari benvenuti nella mia cucina per fare un super esperimento un po', come dire, schifoso, un po' strano sui miei capelli, ma a fin di bene. Speriamo che questo esperimento porti dei frutti sui miei capelli e li renda più belli, lucidi, luminosi. In estate si sono un pochino rovinati perché il sole, il sale, la salsedine, bla bla bla. Vi ho già fatto una ricetta per capelli per combattere l'effetto crespo, anche quello per ammorbidire e ristrutturare i capelli, quindi andatelo a vedere. Se non l'avete visto, vi lascio il link cliccabile in sovraimpressione e nel box informazione come al solito. Iniziamo subito, ragazze. Facciamo questo esperimento che so che molte di voi si schiferanno forse anche del mio aspetto, perché sì, sono in pigiama e sì, sono in condizioni impietose, senza trucco. Praticamente mi sono svegliata da un quarto d'ora, sono così natural, proprio così. Dove ho detto, vabbè, facciamo, impastricciamoci i capelli. Ciotolina, belina, belina, con le fragoline, troppo carina. Questo contenitore, ragazze, ciò, indovinate, una cosa pazzesca. Guardate come è schifida. Qua dentro c'ho dei tuorli, perché voi sapete che io sul mio secondo canale faccio spesso le ricettine con gli albumi e i tuorli me li tengo da parte, e adesso vi farò vedere come li utilizzo sui capelli. Sono formidabili perché comunque il tuorlo è ricco di proteine, di sali minerali, di vitamine, struttura ai capelli, contiene anche la lecitina, che è appunto un ingrediente ristrutturante. Anche se fa un po' schifo, io ho separato i tuorli dagli albumi, no, ieri, e ho messo tutti i tuorli qua dentro, li ho lasciati nel frigo. Adesso praticamente non puzza quasi più, vabbè, diciamo, non è che proprio profuma di cose, però io farò questo sacrificio per voi, questo esperimento schifido. Circa 6 tuorli che ho messo qua dentro, abbondiamo, perché come sapete ho capelli molto lunghi e forti e li voglio tutti impastricciare di questa roba. Ci vado ad aggiungere anche un po' di olio extravergine d'oliva, perché l'olio, soprattutto quello d'oliva, è proprio uno strutturante naturale, un toccasano per i capelli, è super nutriente, lucidante, ammorbidente, ristrutturante, quindi magico. E vado a mettere, giusto per rendere ancora più schifoso il tutto, un bel cucchiaio di olio. Mescolate, mescolate. Zac, zac, zac. Ci vado ad aggiungere anche un po' di limone, di succo di limone, che è super lucidante e contribuisce a togliere un pochino la puzza del tuorlo. Bene, adesso ragazza, devo aggiungere un po' di sale e un po' di pepe, non sto scherzando. Sale e pepe no, però sembra che stavo facendo una frittata. Sciogliamo i capelli, sciogli le 3-10 cavalli. I capelli sono tutti sporchi, ovviamente. Sono orrendi i capelli, orrendi. Sui miei capelli orrendi, un bavaglino così, per non sporcarmi il pigiamino. Mi raccomando, se non mi mettete elegante, non mettete il vestito di Chanel, perché sennò lo potete rovinare. E vado a versare questo, lo metto sia sul cuoio capelluto, perché questo qua serve anche come per aumentare la crescita dei capelli, quindi va messo sia sul cuoio capelluto. Oh. Oddio, temo che finirà male, ragazze. Non mangiare le robe, pupi! Aspettate che mio cane si è rubato qualcosa. Si è rubata la mia mollettina. A questo punto, ragazze, lo vado a mettere anche sulle lunghette. Aspettate che mi sta scorrendo dappertutto. Guardate, poi faccio tipo la zuppetta, vedete, così faccio prima. Devo dire che puzzicchio un po', leggermente, ma puzzicchio. Come si dice, che bella va fuori, non può da soffrire. Oddio. Che schifo. Oddio, oddio, oh mio Dio, oh my god. Adesso lasciamo in posa. Amore, il link. Amore, come chi ti ha morito? Sto registrando un video pazzesco, ragazze, e lei mi lega. Ragazze,
ragazzi, è il momento di sciacquarsi. Che sta mutando ancora, che sta. È una buffietta, non è una grande. Questa roba arancione. C'è l'uomo. L'uomo, pensa avere la cocozza. Cosa importantissima, ragazze, sciacquatevi con l'acqua fredda o tutta più tiepida, ma non calda, perché sennò praticamente l'uovo si cuoce in testa. E non è una bella cosa. Ragazzi, adesso che ho sciacquato benissimo, metto lo sciacquo. Insaponate bene 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 per togliere la puzza di uova. Comunque non rimarrà. Ciao Bubi! Aspettateci. No, vabbè ragazzi, estasiata dai miei capelli, sono troppo felice perché li ho lavati e li ho asciugati e sono venuti super voluminosi, lucidi e morbidi e non si sente affatto il cattivo odore dell'uovo. No, assolutamente, sono bellissimi, veramente sono molto lucenti e visibilmente ristrutturati, quindi sono strafelice. Spero tanto che piacciono anche a voi, provo a uscire fuori, faccio vedere se con... la luce del sole si vede meglio. Sono anche ravvivati tutti i riflessi che avevo sui capelli, proprio un colorito ravvivato. Sono troppo felice. Spero tanto che piaccia anche a voi, mi raccomando fatelo, secondo me tipo una volta al mese l'impacco con l'uovo va fatto perché è veramente fondamentale. Io mi sono comunque immolata per voi, si dice così, ho superato l'esperimento, lasciatemi tanti like se vi è piaciuto questo video e vi mando un bacio grande, ciao!